Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Bari spara a moglie e figli e si suicida. Napolitano, fondamentale l'impegno dei militari all'estero. Siria, incursione aerea di Israele fra giovedì e venerdì. Dramma nel Barese, dove un uomo ha sparato e ucciso moglie e figlia prima di suicidarsi. La tragedia è avvenuta a San Nicandro di Bari. Un altro figlio della coppia, raggiunto da colpi d'arma da fuoco, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Barese. L'impegno dei militari italiani è fondamentale per il progresso di un mondo in rapida e profonda trasformazione. Così Napolitano per il 152esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito. Celebriamo questa ricorrenza, dice il Capo dello Stato, riflettendo con sentimenti di gratitudine e orgoglio. Incursione aerea di Israele in Siria. È la convinzione del governo degli Stati Uniti, secondo quanto riferito da due funzionari alla CNN. Non ci sono al momento conferme ufficiali da parte della Siria. Per l'intelligence USA, molto probabilmente l'attacco sarebbe avvenuto fra giovedì e venerdì. Scossa sismica di 3.8 in provincia di Ferrara, avvertita nettamente nei comuni di Mirabello, Vigarano Mainarda e Bondeno. La scossa è stata registrata alle 7.11 a una profondità di 8 km. Sale a 540 morti il bilancio del crollo del Rana Palace, edificio di 8 piani alla periferia di Dhaka, in Bangladesh, che ospitava 5 fabbriche tessili. Nella notte sono stati recuperati dalle macerie 15 corpi, altre 50 persone risultano ancora disperse, i feriti sono oltre 2.400. La leggenda del Real Madrid, Alfredo Di Stefano, si sposa a 86 anni con la sua segretaria personale di 50 anni più giovane. Di Stefano porterà all'altare la 36enne Gina Gonzalez. I miei figli saranno contrari, ha detto Di Stefano, ma non mi importa. Anticipo da Champions stasera con la sfida fra Fiorentina e Roma. I viola devono vincere per non perdere il contatto con il Milan nella corsa al terzo posto. Alle 18 in campo Chievo e Cagliari. Domani alla Juventus basterà un pari con il Palermo per vincere lo scudetto.